Giancarlo Capponi. Prego Giancarlo, vieni, vieni con me. Allora, queste sono le ricette del cuore. Vi dicevo prima, sorridendo, dove siamo là? Prego Giancarlo, vieni, vieni. Se vuoi metterti, ti aiuto a mettere il grembiule, perché sai che quando siamo in cucina immagino che anche tu. Allora, Giancarlo Capponi è marchigiano, è vero? Sì. Anche se hai vissuto un po' tra le Marche e Roma. E aveva questa nonna, che si chiama Giacinta. Esatto. Che è stata la nonna che ti ha instradato poi alla passione per la cucina. Perfetto. È così, è così. E oggi ci fa una pasta per, se vuoi venire comunque in, così ci dai magari una mano. Va bene. Questa è la nonna Giacinta, vero Giancarlo? Quale? Questa nella foto. Sì, esatto. E lei praticamente oggi ci fa queste penne del cornuto. Vi ricordate che vi ho detto del cervo che ha le famose corna, no? Il palco, eccetera. E questa appunto è una ricetta, adesso poi ci spiegherà perché. Prego, intanto cominciamo. Vuoi dimmi cosa, come ti possiamo aiutare? Ho gettato le penne, adesso faccio ammorbidire i funghi. Ok, facciamo ammorbidire i funghi. Ma dentro qua nell'acqua? Sì, perché passa il sapone anche le penne. Ah, bello questo. Vedi, giusto, vedi? Così facciamo dei funghi. Ma basta due minuti, non di più. Funghi secchi, quindi funghi va benissimo, secchi. Perfetto. No, funghi porcini. Funghi porcini, ma naturalmente questi sono secchi, no? Sono sì. Fatti, sì, seccati. Ma è importante che siano porcini. Diciamo. L'importante è che siano porcini. E il sapore. Nel frattempo inserisco l'olio. È vero che ti chiamano il Beppe Bigazzi delle Marche? Alcuni sì. No, scoccio tanto perché. Perché? Perché Beppe era un uomo straordinario. Era straordinario, ma moltissimo. Usava la tradizione, per lui era il Vangelo. No, la tradizione era il Vangelo. Se vedeva che usavi una cosa mercenaria, a noi ci faceva un mazzo tanto che non hai idea. Però ci ha insegnato un po' la cultura del cibo. E io sono uguale. Perché sai, adesso ne parlano tutti, no, delle cose che fanno bene e fanno male. Una volta, no, negli anni 90, quando io l'ho conosciuto, diceva delle cose che erano rivoluzionarie, quindi... questa è appunto la tua ricetta del ricordo. Ho commesso un errore, non ho schiacciato l'aglio. Va bene, ma va bene così, vedi, poi è anche un po' la diretta, perché è la prima volta. Senti, perché si chiamano penne del cornuto? Perché mia nonna, premetto che mia nonna non si faceva mai l'affari suoi, è un classico del paese. Del paese. Allora, c'era un signore che si vantava di avere una moglie eccezionale, brava cuoca, brava tutto. Invece non era vero. Spendeva altro tempo per altre cose molto più importanti. Quando arrivava il marito, gli metteva avanti il piatto tipo questo qui, la pasta in bianco, insomma. E mia nonna si alzò a dire, stai zitto, sta dicendo la verità, perché tu sei cornuto come Carlo in Francia. No, così gli ha detto. Sì. Proprio dritta perché, per dritta. Perché il piatto che tu mangi alla sera ti sembra tanto elaborato, ci vogliono 4 minuti. Ma com'è finita la storia, il matrimonio tra questa signora? Siamo tutti maschietti, tutti sposati, quando la moglie portava il piatto preparato, cioè... Non era interessante. Esatto. Però c'ha del coraggio tua nonna, in quegli anni lì, a dire a uno, guarda che sei cornuto, praticamente. No, è vero o no? Di fronte a tanta gente poi, non solo? Che sapevano magari. Sì. Scusa. Ma era una cosa risaputa questa? Lo straccio. Canovaccio. Questo. Eccolo qua. Era una cosa risaputa questa della... Sì, ma il fatto che lui si vantava di avere una moglie perfetta. E invece proprio perfetta non era, insomma. Ovviamente era indaffarato in altre cose. Era indaffarato in altre cose, vabbè, magari si divertiva di più. Che ti devo dire. Probabilmente si divertiva di più. Si divertiva di più, perché sennò stava a casa a fare le penne. Allora, i nostri funghi, che come ha detto bene Giancarlo, 2 minuti, no? Quindi sì... Li metti, vedi, nel canovaccio, lavato con la cenere, avrebbe detto Bigazzi. Esatto. Perché bisognava lavarlo con la cenere. Adesso fanno anche i detersivi con la cenere, vedi, a furia di sentirtelo dire. La lenzuola, nelle Marche si chiamava lisciva. Liscivia, anche da noi, anche la liscivia, certo. Sì. Cenere e soda. Soda caustica. Una volta che l'ho data una cosa approssimata. E li asciughiamo. Perché si asciugano prima di metterli dentro? Perché così non schizzano. Giusto? Esatto. Ecco. Però deve essere molto breve, perché altrimenti tutto il gusto passa nello straccio. Esatto, quindi straccio un attimo, asciugatura e buttati lì.
E quindi mettiamo. Va. Naturalmente l'aglio l'abbiamo già tolto, ho visto che l'hai già tolto. L'aglio. Io generalmente, siccome mi piace molto l'aglio, lo frullo insieme a loro. Lo frullo insieme a loro, perfetto. Bravo. Per me, sì. Poi chi vuole lo toglie, chiaramente. Io sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì. Sei d'accordo. Questa foto a che cosa si riferisce invece, Giancarlo? Scusa, perché a me piacciono le foto di famiglia. Era il car, mia madre e mia nonna. E io che facevo in mezzo. Certo, si vede, tu facevi il militare, allora si faceva ancora il militare. Ah, mia madre era una sarta. C'è un aiuto sarta. Un aiuto sarta, quindi ti cuciva lei le cose? No, no? Assolutamente no. Gliel'hanno raccontata quello che fece da piccolino? No. Perché a me stavo nell'atelier dove stava mia madre, c'era una grandissima attrice, io avevo tre anni e mezzo, la Hepburn. Ah, beh, Catherine Hepburn. Che aveva il vizio, siccome mia madre non sapeva chi lasciarla, mi portava con sé nell'atelier. Ricordava ciao bello io a quattro pum calcio sui stinchi la faccio. Ma che Hepburn siamo nel 53 nel 53 perché ti dava fastidio dire una bella bambina sì. Anche a me dava fastidio, no, il fatto che mi faceva così sulla guancia, ma ti dava fastidio, ti irritava, vedi, quindi i bambini sono poi la bocca della verità, bisogna stare attentissimi. Vabbè, io non vi dico cosa comunque dicevo anche quando mi dicevano che bella bambina, perché dicevo una parolaccia che non si può dire. Anche la mia nonna lavorava come sarta, la mia nonna paterna, e quella era, a parte che nelle Marche era molto, un'occupazione molto diffusa, ma poi era una generazione a cui noi spesso associamo la cosa della donna che sta a casa, che cucina, invece le donne lavoravano duro e portavano i figli perché non avevano altrove. Certo, è giusto. Abbiamo la pinza? Allora, la pinza è qua dentro, credo. Adesso la troviamo. Sì, sì, la recupero la io. Troviamo. No, la recupero io, non ti preoccupare. Eccola qua, guarda. Tieni, pinza. Allora, adesso togliamo l'aglio, no, lo lasci dentro. No, anche che a lei non piace. No, ma ma non ti preoccupare. No, diamoci del tu, in cucina ci si dà tutti del tu, quindi. Allora, mettiamola qui. Ce lo lasciamo uno? Sì, uno lascialo, dai, facciamo un compromesso. Uno che lo poi frulliamo e uno lo togliamo. In questa ricetta manca un componente essenziale, l'erba del satiro. Che cos'è l'erba del satiro? Non esiste? Esiste. È perché? La santoreggia. Ah, la santoreggia, certo. Perché sembra che sia, come si dice, diminuisca le inibizioni sessuali. Infatti, fino a 80 anni fa non era permessa la coltivazione. Secondo me dobbiamo darla a Alfio. Forse dobbiamo darla a Alfio, sì. Perché tu sei troppo attivo, quindi un po' di... È come il bromuro, ecco. No, non è pericoloso quell'erba lì. Dartelo. Ecco, no, diciamo la verità. Lì no, Alfio, io mi sarei offeso. No, lui non si offende perché sa che dico la verità. Ma guarda, mi ha fatto vedere anche la foto della signora da Chicago. Io non lo so, che è anche una bella signora, perché lui è... Ma si sarà sbagliata, Antonella. No, non si è sbagliata. Allora, i nostri funghi, quando sono pronti, li frulliamo, giustamente. E invece le nostre penne, che sono quasi pronte, dove le mettiamo poi? Qui. Ah, qui dentro, vedi? Dentro la padella, in modo che si insaporiscono con l'olio. Perfetto. Allora, io ti frullo, se vuoi, sì, che tanto è la mia cosa. E voi vi occupate delle penne, dai, che così le mettiamo dentro nel sughino, che sa di fungo, giustamente. Ma non molto, non molto. Sono vanno prima le penne o prima i funghi? Prima le penne, ok. Comunque posso dirti che secondo me è una grande ricetta di quelle che non si fanno quasi più, che oggi quando uno fa una pasta al volo non gli dà quasi mai un nome, non so come dirti, è una pasta al volo. Allora, quando fate una pasta al volo, chiamate le penne del cornuto, perché abbiamo capito. Ma tuttora nelle Marche la pasta in bianco è chiamata la pasta del cornuto. La pasta in bianco, quindi la pasta shue, quella da fare in 4 minuti. Ancora due ci sono. Da allora, da adesso in poi, verrà chiamata, quindi il nostro spazio finale, che in genere è un po' veloce, quando facciamo una pasta noi la chiamiamo la pasta del cornuto. È solo che di solito la fa sempre Perse la pasta. Quello è il problema. Esatto, Perse. Oggi la fa Antonella che non fa la pasta, però va bene. Allora ci mettiamo dentro adesso le nostre... Vedi, ma guarda che è una ricettina carinissima. Sì, quindi funghi porcini secchi ammollati nell'acqua, frullati con un po' di aglio e olio, vedi perché si chiama del cornuto. Poi gli diamo una smucinata. Bravo Giancarlo. E poi hai messo anche un po' di peperoncino, perché lì il peperoncino ci sta.
anche se poi se uno è già cornificato il peperoncino serve a poco. Ci mettiamo un po' di pecorino. Cos'è questo formaggio grattugiato? Pecorino, però pecorino. È scelta la mano. Perfetto, pecorino che almeno gli dà un po' di gnaus. Ma io vedo anche della panna lì, quando è che è ora di metterla? La metto adesso. Adesso? La panna, perché poi in quegli anni lì la panna era il piatto perfetto. Cioè, spesso prendevano il latte intero che poi dalla sera e facevano un certo formaggio, cioè lo mettevano lì, quando fai appunto ebollizione buttavano dentro due cucchiai di aceto o del limone e facevano la ricotta. La ricotta, certo, la cagliata. Beh, abbiamo scelto anche il piatto. Ragazzi, vi ho sporcato tutto? Non ti preoccupare, tanto qualcuno mangia anche lì. Guarda che bello questo sottopiatto fatto a forma di corna di... bellissimo, meraviglioso. Proprio anche diciamo che il piatto adeguato. È terminato. Il piatto è perfetto. Voilà! Sono i ricordi del cuore, nel tuo caso di nonna Giacinta che non si teneva niente e quindi che ha definito questo piatto le penne del cornuto. Senti, a proposito, Lorenzo, di penne del cornuto, ci sono